Alle inchieste giornalistiche anche di rilevo nazionale sulle condizioni del reparto di giriatria dell'ospedale di Pescara ora si aggiunge anche quella della Commissione Sanità del Comune Adriatico che proprio nella giornata di ieri, su sollecitazione del consigliere comunale Massimiliano Pignoli, ha effettuato un sopralluogo nel nosocomio Pescarese, malati lungo le corsie per un reparto che in via ordinaria avrebbe 46 posti letto che possono salire al massimo a 54. Nei periodi di maggior picco però, come ad esempio l'estate, si può arrivare anche a dover contenere 70 degenti che ovviamente finiscono lungo i corridoi. A questa situazione di disagio si aggiunge anche la difficoltà di inserire nei turni un numero adeguato di personale infermieristico, perché tra interinali e infermieri con prescrizioni normalmente per gestire 70 pazienti ci sono 5 infermieri e 4 os. Una situazione che Pignoli definisce insostenibile e che sarà al centro di una seduta speciale della Commissione Sanità Comunale. Sì, in funzione di quello che è avvenuto ieri, abbiamo fatto un primo sopralluogo presso l'ospedale Pescara nel reparto di geriatria, ahimè, senza il direttore Generale pur essendo stato invitato, eh, però alla presenza del, del primario che ringrazio unitamente alla eh, Caposala che ringrazio ugualmente, alla luce di quello che è scaturito, mh, convocherò nei prossimi giorni in nome e per conto del Presidente della Commissione Sanità, il direttore generale della ASR, il, il, il primario del pronto soccorso di Pescara, i responsabili dell'unità ospedaliere di penne e di Popoli e ovviamente le organizzazioni sindacali. Perché qui ovviamente Ovviamente in questi reparti e penso non solo in questi, sono un organico abbastanza forni di 35, ma ci sono molte prescrizioni, quindi bisogna rifare una riorganizzazione totale del personale, perché chi non ha le prescrizioni, secondo me, secondo noi deve stare sul reparto e lavorare in maniera adeguata. Chi invece ha delle prescrizioni può essere messo, ad esempio, nei distretti sanitari. Qua non bisogna fare figli e figliastri, ma bisogna lavorare soltanto per un unico scopo, cioè quello della tutela dell'essere umano, e quindi la sanità è nata per quella e non ci possono essere ovviamente favoritismi neanche all'interno dell'ASL